Buon sud a tutti e ben ritrovati al consueto appuntamento col vostro personal trainer, in cui andremo a fare quei semplici esercizi e quei movimenti che permetteranno sì di evitare quei fastidiosi dolori, magari andando a fare un semplice movimento che provoca dolori alla schiena o agli arti. Allora, cominceremo subito insieme partendo dal capo per giungere fino agli arti inferiori. Allora, iniziamo subito con una rotazione del collo, prima verso destra e poi verso sinistra. 2 1 e 3. senso opposto 1, 2 ora verso il basso e 3. Basso e verso l'alto. verso il basso e verso l'alto. Ancora verso il basso. e verso l'alto. Sempre lentamente. Mi volto prima a destra e dopo a sinistra. Ancora a Destra e a sinistra. A destra e a sinistra. Adesso andiamo a fare delle leggere rotazioni per quel che riguarda il busto. A destra e E a sinistra. ancora a destra e a sinistra. Un'ultima volta, a destra e a sinistra. Ora in avanti e indietro. sempre importante mani sui fianchi, in avanti e indietro. Ancora in avanti e indietro. Adesso mi sposto di lato per mostrare il movimento importante, quindi braccia in avanti, altezza delle spalle, ruoto il bacino e scendo. Uno e due. Ancora. Uno e due. Ancora. Uno e due. Lentamente. E due. Ancora una volta insieme. Uno e due. Un'ultima volta. Uno e due. Perfetto. Quest'oggi ci dedicheremo a un esercizio un pochettino più complesso, ma sempre molto facile e lineare. Io utilizzerò la panca, voi potrete utilizzare una sedia o un qualsiasi altro oggetto. Allora, saranno dei leggeri piegamenti, quindi prima mi stendo e scendo. Uno e due. Ancora. Uno e due. Sempre dritti. Uno e due. Uno e due. Uno e due. Uno e due. Un'ultima volta insieme. Uno e due. Sciogliamo ancora un pochino, quindi ruotiamo un po'. Ruotiamo anche il busto. E torniamo. Questa volta lo faremo leggermente più complicato, quindi sarà un esercizio basato di due movimenti. Scendo e nel momento in cui salgo mi apro di lato, quindi uno e due. Stessa cosa, lato opposto. Giù e mi apro. Due. Giù e mi apro. Vado giù e mi apro. Vado giù e mi apro. Vado giù e mi apro. Ancora una volta insieme. Giù e mi apro. Vado giù e mi apro. Perfetto. Torniamo in posizione e sciogliamo sempre leggermente il busto, senso opposto, ora in avanti e indietro, in avanti e indietro,
in avanti e indietro. Torno dove ero prima, esercizio sempre similare a quello precedente, solamente che nel momento in cui scendo mi giro e alzo il ginocchio. Stessa cosa lato opposto. Giù e su. Giù e su. Giù e su. Giù e su. Ancora una volta. Giù e su. Giù e su. Fatto questo, ruotiamo e solleviamo il busto. Senza posto. In avanti. Ancora. Ora ruotiamo anche leggermente le gambe, prima verso l'esterno, sulle punte e dopo verso l'interno. Stessa cosa la parte opposta. E interno. Adesso mi apro e vado giù. E sto qualche istante. E torno. Giù. Sto qualche istante. E su. Stessa cosa. Giù. Qualche istante. E torno su. Posto. Giù. E vado su. Torno in posizione. Vado leggermente verso dietro. Stessa cosa. Un po' di contrazione. E torno in posizione. In avanti e indietro. E torno in posizione. Ancora una volta. In avanti. E torno in posizione. In avanti. Rimanendo sempre col busto tirato, petto in avanti. E torno in posizione. Ancora una volta. Sempre. Un'ultima volta la parte opposta, stirando sempre per bene. E torno, gambe tese e vado giù, rimanendo qualche secondo. E sempre salgo piano 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 piano, leggermente, e vado completamente su. Importante, sulle punte. Vado su, 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 sulle punte. E scendo. Mi apro leggermente e faccio un po' di torsione. Prima a destra e dopo a sinistra. A destra e a sinistra. A destra e a sinistra. Ancora una volta, a destra e a sinistra. Fatto questo, faccio dei movimenti prima in avanti e mi sposto con tutto il peso. E torno. Ancora in avanti. E torno. In avanti. E torno. In avanti. E torno. E ora, come mi sposterò in avanti, ruoterò il busto, quindi in avanti e ruoto. Ancora, in avanti e ruoto. In avanti e ruoto. Ancora. E torno sul posto, l'ultima volta.
e insieme. Perfetto. E anche per oggi possiamo dire di averci allenato completamente, sia partendo dal capo che giungendo fino agli arti inferiori. E con questo vi auguro una buona giornata e buon sud a tutti. Vi aspetto alla prossima. Ciao!